Il progetto si inserisce nell'ambito della nanomedicina e ha a che fare con lo studio delle malattie associate all'invecchiamento. Tutti noi sappiamo che la popolazione umana sta invecchiando progressivamente sempre di più e questo crea problemi dal punto di vista delle patologie come per esempio l'Alzheimer e il Parkinson e queste patologie hanno una incidenza sempre più crescente anche sul piano socioeconomico. Eh, questo progetto ha lo scopo di individuare eh, nuovi trattamenti farmacologici eh, utilizzando mh, materiali con dimensioni nanometriche che possono agire sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico. Il progetto ha coinvolto oltre 20 gruppi di ricerca della nostra università e è intrinsecamente multidisciplinare e interdisciplinare in quanto coinvolge chimici, fisici, ingegneri, biologi, genetisti e medici. Molti risultati sono stati particolarmente interessanti, ne cito uno, è stato possibile, ad esempio, verificare che alcuni farmaci utilizzati per altre patologie possono essere utilmente impiegati anche per il controllo del morbo di Parkinson.